La Consulta regionale giovani, con il garante dei detenuti, ha visitato il carcere Lorusso e Cotugno di Torino. Accolti dal direttore dell'istituto e accompagnati dal vice direttore, si sono recati nella sezione femminile, soffermandosi nei laboratori di sartoria e di cucito, e nella sezione maschile, dove hanno visitato il forno in cui alcuni detenuti preparano il pane per gli ospiti dell'istituto e per la vendita all'esterno. La Consulta regionale dei giovani ha partecipato alla visita presso la casa circondariale Lorusso e Cotugno di Torino. È stata un'esperienza per tutti i ragazzi estremamente formativa ed è la prima volta che la Consulta partecipa. Io quello che è stato molto importante è stato sia l'iniziativa con i ragazzi, sia il poter parlare con il direttore della struttura e con gli ispettori della polizia penitenziaria. È importante la visita di oggi perché è l'ennesima conferma di un carcere, quello piemontese, quello di Torino, che si vuole aprire alla società civile, alle istituzioni. La Consulta regionale dei giovani può essere uno strumento anche per sensibilizzare i partiti e le istituzioni ad un nuovo intervento che possa permettere davvero di rendere costituzionale la pena. Una pena utile è una pena che garantisce sicurezza alla cittadinanza. Fare progetti, fare percorsi individualizzati sono indispensabili per evitare la recidiva e quindi per evitare che la delinquenza torni a frequentare questi luoghi, queste celle, queste strutture. Oggi con la Consulta Giovani abbiamo avuto la possibilità di guardare dall'interno e da vicino un carcere che si contraddistingue nel panorama italiano per una grande attenzione alla rieducazione, a percorsi formativi molto innovativi. In particolar modo è molto utile come esperienza poter visualizzare da vicino una realtà che richiede anche da parte della nostra istituzione un grande impegno per spiegare ai ragazzi e promuovere una cultura della legalità e una grande cultura e conoscenza della giustizia. Quindi siamo veramente contenti di aver avuto questa occasione.